andavano a camminare e si manca senza rinunciare e vieta ancora. Atomon, il nuovo progetto di Hagel, Angelo D'Ambrosio, è il prosieguo della sua ricerca musicale nella forma legata al concetto di musica per la terra, ecologia, sostenibilità, rispetto dei popoli, pace, amore, arte e tante altre vibrazioni che colorano gli elementi della danza genuina di un mondo globale migliore. Sono gli ingredienti di Atomon, un nuovo progetto che sogna e dipinge un posto dove si gode di armonia e la sua immensa ricchezza della natura. Ecco spiegato il perché del nome giocoso del progetto, che allude a diverse lingue come l'italiano, l'inglese e il dialetto del sud, diverse interpretazioni in congiunzione. L'atomo, la particella più piccola da dove parte l'essenza fisica e spirituale della vita. Dalla pronuncia in inglese atomon si ricava la perfetta assonanza con l'espressione dialettale atomun, ovvero altro mondo, con la quale si vuole offrire l'immagine di un modo e mondo satellitare, dall'inglese moon, parallelo a questa realtà, in disconnessa alle cose semplici di primaria necessità per lo spirito. Ramen Nama è il brano dialettale cilentano in gara al concorso Musica contro le mafie, che si può votare dalla giuria popolare attraverso Facebook dal sito del concorso. Si ha tempo fino al 27 novembre. È una lettura attuale che vuole fare denuncia allo stato sociale. L'egoismo, il menefreghismo, il razzismo, la cattiveria stanno oscurando molti dei principi importanti che Madre Terra ci chiede di rispettare e, come spesso accade in questa epoca, sono trascurati e sottovalutati. Ma tu una pisi da sacca per pozzare e non farai.